Sì, direi di sì, dai, Maria Flavio, 10 minuti sono passati. Sì, bene, non so, Don Paolo, Don Dario, se volete dire qualcosa a voi e poi entriamo nel vivo. Bene, per noi possiamo iniziare. Don Paolo, vuoi fare una... Va bene, allora affidiamo questo nostro incontro al buon Dio perché lo renda fecondo sia per noi sia anche per quelli che magari vorranno rivederlo registrato, che possa essere un'occasione di scambio e possa diventare fecondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Buon incontro. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Inizio io sono Maria Franca Posa e molti di voi li conosco, qualcuno no. E mi presento, coordino i servizi dell'area minori promossi dalla Caritas di Roma. Quindi il focus di questo incontro, l'obiettivo di questo incontro è quello proprio di mettere al centro i minori e le loro famiglie in situazioni di difficoltà per far sì anche che tutte le risorse delle persone che ruotano intorno ai centri possano essere valorizzate al massimo. Mi spiego meglio. Cosa facciamo nei centri che accolgono? Quindi il focus di oggi è proprio la possibilità anche di promuovere azioni di volontariato familiare all'interno di centri di accoglienza che ospitano minori o famiglie con minorenni. Nello specifico poi Giuis, che qui vi parlerà, e anche Lorenza vi parlerà di un'esperienza che stiamo facendo da alcuni anni a Casa San Giacomo, dove due famiglie volontarie accolgono famiglie con minorenni in difficoltà. Ripeto, il focus è proprio quello di parlare di minori che si trovano all'interno delle cosiddette case famiglia, o meglio, per quanto ci riguarda, gruppi appartamento, e che noi accompagniamo per un periodo di tempo utile proprio a promuovere la loro autonomia, ma anche di famiglie che hanno sempre figli minorenni e che si trovano per un periodo di tempo in difficoltà. La volta scorsa Lorenzo Chialastri, che anche qui ha parlato dell'accoglienza in famiglia, della possibilità di accogliere persone in difficoltà all'interno della famiglia. Noi cerchiamo di creare relazioni che possano in qualche modo favorire la possibilità che minorenni o famiglie si sentano in famiglia. Quindi, che significa questo? Che significa accogliere? Chiaramente io vi parlo di un'esperienza che in questi anni è maturata con un gruppo di persone. Quindi parlo io, ma dietro di me c'è un lavoro di anni di tante persone che insieme a me hanno accompagnato minori in difficoltà e famiglie in difficoltà, perché ogni ragazzo e ragazza può avere una famiglia vicina, può avere una famiglia lontana, ma comunque ha sempre una famiglia. Quindi è molto importante per noi pensare che il minore non è solo, sostenerlo nel processo anche di
l'esclusione familiare rispetto a tessere buoni rapporti e soprattutto cercare anche di favorire i rapporti sia con le famiglie che sono distanti, pensate ai minori migranti, ma anche con le famiglie dei ragazzi che magari vengono allontanati dalle loro famiglie, perché spesso le famiglie sono in situazioni di difficoltà importanti o perché hanno anche maltrattato, ci sono stati fenomeni gravi di abuso, perché c'è anche questo, però nello stesso tempo tessere le relazioni familiari per noi è comunque sempre importante. Ma ancora di più, quello che dicevo, è importante favorire una buona relazione all'interno delle comunità che accolgono i minorenni. Quindi questo come accade? Accade sicuramente con l'equipe, un'equipe strutturata fatta di educatori, di operatori che a vari livelli, di responsabili che a vari livelli accolgono poi le richieste e i bisogni che i ragazzi portano. Ma ancor di più noi cerchiamo di andare anche dietro quelli che sono i bisogni non espressi dei ragazzi per favorire i processi di autonomia. Penso che questo è un elemento centrale che guida il nostro lavoro, la possibilità di dare a ogni persona in difficoltà, quindi sia i minorenni, sia le famiglie di cui poi vi parlerà Juice, che accolgono minorenni in difficoltà, tutte le possibilità per promuovere le risorse individuali di tutti. Cosa facciamo? Cosa sto dicendo? Non ci vogliamo sostituire, non cerchiamo sempre di non sostituirci alle persone, ma cerchiamo invece di far sì che ognuno di loro abbia la possibilità di sviluppare il proprio sogno, il proprio desiderio. Il proprio desiderio è di riprendere anche in mano la propria vita rispetto a quelli che sono sogni spezzati, bisogni a volte non ascoltati o che non sono stati ascoltati. Quindi questo ha in sé la costruzione di quelle che sono le buone relazioni. Perché, come tutti sappiamo, noi ci nutriamo di cibo, ma non ci nutriamo solo di cibo, ci nutriamo di relazioni. I bambini, fin dalla nascita, non hanno bisogno solo del latte della mamma, ma hanno bisogno soprattutto di persone che li aiutano a crescere, che li aiutano a sostenere tutti quelli che sono i percorsi di crescita. Vedete, la parola crescita è una parola molto bella, perché ha proprio in sé il seme di quella che è la vita che fiorisce. La vita che fiorisce quindi ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura. E questo, laddove soprattutto non c'è qualcuno che l'ha fatto o per qualche motivo ci sono anche situazioni che non permettono di farlo, è importante che insieme altre persone, altri adulti di riferimento possano sostenere questi percorsi di crescita. Quindi ecco, mi piace dire che il tentativo che noi facciamo, il percorso che noi abbiamo a cuore è quello proprio di sviluppare buone relazioni. Di qui l'importanza che abbiamo anche condiviso e visto in questi anni di avere anche degli adulti volontari di riferimento come famiglia, perché le famiglie sono anche uno specchio di quelle famiglie che hanno avuto difficoltà nel crescere i ragazzi, quindi diventano anche un altro elemento di riferimento per i ragazzi. Su questo poi Emanuela entrerà nello specifico, però dietro
questo obiettivo che sempre più stiamo cercando di sostenere all'interno dei nostri contesti educativi, cioè proprio quello di dare l'opportunità alla famiglia di avere dei riferimenti adulti che spesso sono mancati nella loro crescita. Quindi voi capite che è fondamentale quindi creare anche in queste relazioni, queste buone relazioni, degli ambienti che siano sicuri e protetti. Questa è un'altra parola fondamentale: dare sicurezza e protezione a ragazzi e ragazze, ma anche a famiglie che si sono trovate in una situazione di difficoltà, è un altro valore su cui noi cerchiamo di far sì che i nostri percorsi vadano. Quindi offrire luoghi in cui i ragazzi si sentano, ma anche le famiglie si sentono sicure e protette. Pensate alle famiglie che abbiamo accolto e che sono scappate da situazioni di guerra e che dopo tanto tempo hanno potuto avere una stanza, un posto dove insieme ai loro figli, quindi parliamo di minorenni, e anche qui è facile capire come una famiglia che ha un figlio piccolo, ha un figlio minore, deve ancora essere più tutelata e sostenuta delle famiglie che in qualche modo sono già in un processo evolutivo più avanti negli anni. Lo sappiamo, insomma, anche le leggi dello Stato in qualche modo ci danno questa indicazione, no? L'importanza di proteggere la vita, perché proprio in quegli anni che l'adulto poi cresce e si struttura, e quindi avere dei buoni riferimenti è fondamentale. Faccio un passo indietro proprio per dirvi appunto che la protezione, la sicurezza è uno degli elementi su cui noi lavoriamo, ma lavoriamo anche con dei progetti che in qualche modo sono condivisi sia dai ragazzi che dalle famiglie. Mi spiego meglio: quando cerchiamo di conoscere le persone che accogliamo, cerchiamo anche di capire insieme dove vogliamo andare. Io prima vi dicevo, no, questa parola che tanto a volte usiamo, valorizziamo le potenzialità, le risorse di ognuno, però è anche vero che magari a volte pensiamo noi a dei progetti che sono nostri o che intravediamo, ma che non sono condivisi. Quindi è fondamentale nel lavoro che facciamo anche e nell'accompagnamento, insomma, mi piace più questa parola che noi facciamo, condividere insieme qual è l'obiettivo che abbiamo. Quindi sia che si tratta di ragazze, che si tratta di ragazzi, che si tratta di famiglie con ragazzi. Quindi dove vogliamo andare, decidere, chiaramente le cose poi possono cambiare in corso d'opera, decidere dove vogliamo andare e decidere insieme anche degli step che ci permettono poi di capire in tutto questo come stiamo procedendo. Quindi avere un obiettivo è fondamentale. Quindi cosa sto dicendo? Che poi questa promozione dell'autonomia, del benessere delle persone, delle buone relazioni, si basa anche su progetti che devono in qualche modo essere condivisi, che devono vedere i ragazzi e le ragazze protagonisti di tutto quello che facciamo e che in qualche modo devono essere verificati per capire se a volte il tiro deve essere cambiato, se qualcosa non è andata bene, e questo ci aiuta sicuramente a sviluppare anche dei percorsi che possono cambiare in corso d'opera, possono modificarsi, ma sicuramente hanno questa tensione a mettere al centro della la persona, al centro la persona con i suoi bisogni. Vi dico anche qualche altra cosa che un po' l'esperienza di questi anni mi ha insegnato, no?
e riprendo anche un po' delle parole chiavi che mi hanno guidato la mia esperienza e che ogni tanto mi ripeto perché è sempre utile poi farne memoria anche per chi come me e come molti di voi poi lavorano da anni in questi contesti. Per fare un percorso insieme, per accompagnare delle persone verso traguardi così complessi, soprattutto quando le loro storie di vita sono state complicate, è necessario sempre una attenzione all'ascolto della persona. L'ascolto è uno degli elementi che non dobbiamo mai dimenticarci di sottolineare come essere fondamentale nella relazione con gli altri. Ma io dico che per ascoltare poi le persone dobbiamo ascoltare, saper ascoltare anche noi stessi. Non c'è ascolto dell'altro se non c'è anche ascolto di noi stessi e di capire come noi stiamo in quella relazione. E questo per me è diventato importante soprattutto nelle situazioni in cui, nelle relazioni in cui c'è una complessità. Ci sono persone che vengono da storie di sofferenza importanti, come possono essere appunto i minorenni che hanno avuto maltrattamenti o abusi, ma anche come possono essere le famiglie che scappano dalla guerra o che vivono situazioni di migrazione. E non tralascerei neanche i minorenni che arrivano con barche fatiscenti o che hanno fatto lunghi viaggi per arrivare in Italia. Dietro tutte queste persone ci sono storie di sofferenze, alcune non le conosceremo mai ed è anche utile così, le potremo sicuramente intuire. Quindi ascoltare per ascoltarsi per capire dove andare. Un'altra cosa importante che sottolineo, perché fa parte anche dell'esperienza sia dell'operatore sia del volontario, è la presenza. Una presenza che sia costante, perché i ragazzi in qualche modo devono anche sapere che noi ci siamo per loro, che sia costante e quindi non può essere discontinua, no? Così come l'operatore ha il suo impegno lavorativo costante all'interno della settimana, così anche la presenza di un volontario o di una coppia di volontari deve essere una presenza che i ragazzi poi ecco, vi racconteranno anche le esperienze che stiamo vivendo in questi anni, devono essere presenze di persone che in qualche modo settimanalmente hanno un incontro con la comunità. I ragazzi hanno bisogno di sentire sicurezza e la sicurezza si dà anche attraverso la presenza. Quella presenza che in qualche modo dice che tu sei importante per me, che non c'è bisogno a volte di parole, ma c'è bisogno di fatti concreti che fanno passare, che trasmettono questo valore dell'importanza che quella persona, che quella famiglia sta vivendo per la persona che sta in qualche modo accompagnandolo in quel percorso di vita. Perché questo noi poi facciamo, accompagniamo le persone per un periodo di vita che magari è quello più complesso per una serie di motivi. Sto cercando con un po' di fatica di mettere insieme famiglie con minori e minorenni, però ripeto, adesso vi racconterò anche nello specifico i servizi promossi dalla Caritas, però il filo comune, il filo rosso che unisce queste situazioni, come abbiamo detto, sono le difficoltà che possono aver incontrato delle famiglie o dei ragazzi per un periodo di vita
che può essere più o meno lungo a secondo delle situazioni, il nostro obiettivo di accompagnarli per promuovere, per non per sostituirci, come ogni persona e figura di riferimento, sia un genitore o altro, fa, non ci sostituiamo, ma li accompagniamo per essere delle guide insieme a loro e far sì che le difficoltà vengono superate attraverso l'attivazione di tutte queste risorse. Un altro elemento che io sottolineo è proprio l'importanza di far passare anche il riconoscimento del valore che ogni persona ha per noi. E non è anche questo un aspetto semplice, ma penso che per chi poi, ecco, come molti di voi conosco e hanno esperienza decennale nell'ambito della cura delle relazioni, è un elemento che deve accompagnare, che in qualche modo deve attraversare anche la relazione che noi abbiamo con ragazzi adulti. Le persone devono in qualche modo sentire che ognuno di loro ha un valore per noi. Vi dico anche un'esperienza anche personale. Chiaramente non vivendo più, per un po' di anni l'ho vissuta, l'esperienza quotidiana di un servizio, no? In cui tutti i giorni sei lì presente e hai la possibilità di conoscere ogni persona, ogni momento e ogni situazione, insomma, rispetto a quello che è il percorso. Adesso io mi trovo spesso a dover girare per tutti i servizi che coordino, no? E questo è più difficile far passare l'importanza che, nonostante io non sia lì tutti i giorni, però ogni ragazzo di cui a volte non so neanche il nome perché magari è appena arrivato, ha un suo valore. E quindi per me a volte è anche una piccola sofferenza, e ogni volta mi chiedo, no? Come può passare questo, no? Come posso fermarmi un attimo, guardare quella persona e fargli capire che anche se non vado tutti i giorni, no? C'era un ragazzo l'altro giorno che mi diceva: ma sono 20 giorni che manchi. Ma giorni, come ha fatto questo a ricordarsi 20 giorni? Che cosa ti è successo? E gli ho raccontato un po' che cosa era successo in quei 20 giorni, no? E quindi a volte, ecco, è importante comunque da uno sguardo, da una situazione, far passare questo valore che ognuno di loro ha per noi. E questo poi penso che sono degli elementi che ritroviamo in tutte le relazioni significative della nostra vita. Quindi, insomma, sto cercando solamente forse di raccontare e di tirar fuori degli aspetti che poi sono centrali delle relazioni o della fatica che noi facciamo nel costruire buone relazioni all'interno dei contesti in cui viviamo. Quindi siano essi quelli più strettamente legati alla dimensione operativa, lavorativa, siano essi legati alla famiglia, siano essi legati alle relazioni amicali o ad altro. E infine, una cosa su cui anche personalmente sto un po' lavorando da un po' di tempo è la gioia. Nei nostri contesti, insomma, riprendo un po' anche degli spunti che il nostro caro Papa Francesco ha voluto anche darci in questi anni, no? E ne sottolineo uno, che è quella della gioia di vivere. Troppi sguardi pieni di non vita, probabilmente ho visto in questi anni, tali da contaminare, perché un altro aspetto che è chiaro, noi conosciamo, le relazioni ci possono nutrire come ci possono non nutrire, ok? Quindi dare delle relazioni che aiutano le persone a nutrirci e che ci
nutrono a loro volta è fondamentale. E per far questo ancora più fondamentale, ancora più importante è passare anche il desiderio di amare la vita. La gioia di vivere in qualche modo è proprio la possibilità che ognuno di noi ha di apprezzare quello che ha, di portare il meglio di sé. Insomma, la declino diciamo come dove oggi sto io, no? Quindi di apprezzare la vita, poi per ognuno questa vita può avere un valore diverso e più complesso sicuramente, però passare anche questo elemento di quanto noi amiamo la vita, probabilmente ognuno di noi poi c'è la sua esperienza rispetto a questo, e di quanto questa gioia può essere vissuta, passata con leggerezza di fronte a tante fatiche che hanno attraversato le vite delle persone che noi incontriamo e probabilmente anche le nostre. Ecco, io lascio poi la parola a Giuse, che vi parlerà anche dell'esperienza del San Giacomo. Magari vi do dei piccoli riferimenti di che cosa ho parlato, di che esperienze ho parlato, forse ve lo dovevo dire all'inizio, ma tanto non cambia molto. Ho parlato, quindi l'esperienza che vi ho portato nasce in due centri che offrono e promuovono, della Caritas, che offrono accoglienza per minorenni e offrono una pronta accoglienza. Sono i ragazzi che arrivano, che non hanno dove dormire e dove mangiare, diciamolo insomma così com'è, e che vengono portati dalle forze dell'ordine, e noi cerchiamo in qualche modo di ascoltarli, quello che dicevamo prima, di capire un po' la loro situazione. In questi anni molti sono minori stranieri non accompagnati, però accogliamo ragazzi che arrivano da famiglie con grosse difficoltà, quindi insomma le cronache anche di questi giorni, per chi li ha sentiti, hanno parlato di allontanamenti di minori in stato di maltrattamento, quindi queste sono anche storie che ci riguardano. E qui in questi due centri i ragazzi rimangono per circa 30 giorni, il tempo necessario per capire qual è la soluzione che noi e il Comune di Roma, la società tutta, può offrire a questi ragazzi. E poi vengono trasferiti in genere in comunità cosiddette di seconda accoglienza. Come Caritas promuoviamo due comunità di seconda accoglienza, una maschile e una femminile, una su Roma e una su Grottaferrata. E qui i ragazzi possono rimanere fino al 18° anno di età, ma a volte può anche succedere che magari, ecco, per esempio, per quanto riguarda il gruppo appartamento dei ragazzi, abbiamo anche progetti di affido che permettono poi ai ragazzi di essere inseriti in famiglia, o di trovare anche soluzioni più idonee di ricongiungimenti familiari, vi potete immaginare. E insieme a questa esperienza c'è la comunità di Casa San Giacomo, che invece è la comunità che si occupa di accogliere famiglie e minorenni in difficoltà, con situazioni di disagio sociale, sanitario, o legati a quelli che sono le crisi umanitarie. Ecco, di questo poi vi parlerà Giuse. Io mi fermerei qui, ripeto, in tutte queste situazioni che vi ho descritto, l'esperienza che stiamo vivendo da qualche anno e nello specifico il sostegno di famiglie, quindi di coppie o di coppie con una con qualche figlio, che affianca i nostri processi di vita, è veramente stata molto utile e fruttuosa per i motivi che vi ho detto prima. Perché è la risorsa in più che quotidianamente possiamo offrire alle persone che accompagniamo.
Ecco, grazie, Giuis. Io ho terminato. Grazie Franca, buonasera a tutti, grazie per stare qui alle 9 di sera ad ascoltare queste testimonianze. Io sto con le ciabatte, non so voi che cosa avete nei piedi, ma mi sento a casa e mi sento unito a voi anche di cuore, no? In questa passione, perché alla fine normalmente queste cose le facciamo per passione. E io ho un nome difficile, lo vedete lì è scritto, perché è spagnolo d'origine. E ho due cognomi non perché sia un nobile, ma perché in Spagna teniamo il cognome della madre, tanto per parlare di famiglia, credo che sia una cosa giusta. E ora io mi dedico anche professionalmente diciamo, al discorso minori, se vogliamo dirlo così, persone minore età, come giudice onorario, come tecnico del Dipartimento per molti anni del Comune di Roma, ma anche all'Università della Sapienza come insegnamento di servizi sociali. Però oggi vi parlo di una cosa molto più felice, perché voglio parlarvi della mia famiglia, se vi va. Perché io, insieme alla mia famiglia, quindi siamo in quattro, io, Margarita, Alessandro e mia figlia Maria, siamo in un impegno come volontari in un progetto della Caritas che si chiama Famiglie, San Giacomo Famiglie in Corso. Questo non nasce per caso, noi da sempre condividiamo una vocazione di servizio alle persone con maggiore necessità. Abbiamo sempre vissuto in diversi paesi nel servizio, fondamentalmente in periferia, nella promozione dell'infanzia, e seguendo questo desiderio, questa vocazione di vivere in periferia al servizio dell'infanzia, siamo finiti al Via del Corso, che di certo non è periferia di Roma. E perché questa cosa così particolare? Perché Caritas ricevette dalla regione un spazio dove esercitare solidarietà nei locali che sono a fianco all'antico ospedale che voi conoscete, chiuso da molti anni, e che almeno nei piani che sono stati ceduti alla Caritas si esercita veramente il più possibile un servizio a coloro che ne hanno di meno, del quale adesso vi vorrei parlare minimamente. Parlo poco, che poi è più bello se scambiamo, se facciamo anche delle domande, se la prendiamo così veramente come un dopocena, no? Allora, il progetto, secondo me, ha alcuni aspetti molto interessanti. Il primo è che noi in realtà non è che accogliamo, è che anche le famiglie accolgono noi, perché qui viviamo alla pari con le altre famiglie. Tutti abbiamo dei piccoli spazi con piena autonomia, quindi la Caritas fece un investimento importante perché le famiglie complete, non solo mamma, solo papà o solo figli, ma le famiglie complete così come sono, avessero un spazio dove poter vivere, con l'accompagnamento di persone che siamo volontari. E anche qui c'è Lorenza che mi ascolta, anche se c'è scritto Antonella Rota, in realtà si chiama Lorenza, sono questi capricci di internet insieme a un'altra sua sorella, adesso vi spiegherò chi sono. Quindi noi abbiamo ricevuto questo invito a animare, questa è una parola molto bella, animare questo progetto in cui ci sono ben 10 spazi. E mia moglie, che è molto più intelligente di me, l'ha definito in due parole, come un bed and breakfast sociale, no? Quindi ognuno ha un suo piccolo spazio, no? Come una residence, in cui c'è un angolo cottura, c'è una poltrona, divano poltrona che diventa letto matrimoniale, letti a castello e un bagno di uso proprio, ovviamente di spazi ridotti, con un senso anche di austerità, però molto degni, dove ogni famiglia abita. E noi insieme a loro, ovviamente noi che diamo la continuità, abbiamo arredato gli spazi per viverci, insomma, per un periodo lungo. Loro ovviamente sanno di dover passare un tempo. Che cosa ha di bello questa modalità di accoglienza? La prima, un po' lo diceva già Franca, noi fondamentalmente non accogliamo soltanto i bisogni, accogliamo la persona intera o la famiglia intera. E forse quello che guardiamo di più non sono le mancanze, sono le potenzialità, sono le capacità, sono quelle cose che le famiglie sono in grado da fare, cosa che non è abituale, conoscendo un po' i servizi sociali, molto spesso i servizi tendono a sottolineare le mancanze, le diamo da mangiare, ma forse sanno cucinare, forse anche meglio di noi. Li facciamo le cose, ma si tratta che loro sentano che sono potenziati nelle loro capacità. C'è anche una circolarità fra le famiglie, quindi teoricamente, anche se questo è più semplice da dirlo che farlo, tutte le famiglie qui ci sosteniamo a vicenda. Quindi noi abbiamo anche delle modalità assemblearie, di condivisione, di pulizia degli spazi, di animazione, di festeggiamenti di compleanni, insomma, tutti quei riti quotidiani che fanno sentire le persone vicine. E quando abbiamo un bisogno lo condividiamo.
In questi momenti di condivisione anche noi condividiamo le nostre sfide. Noi abbiamo due figli adolescenti, non vi sto a dire cosa significa questo, ma sicuramente un copione che forse avete vissuto, sicuramente appassionante, no? Anche con bisogno di sfogo. Che tipo di famiglia accogliamo? Allora, noi abbiamo fatto, in realtà la prima cosa è che tecnicamente io non esercito un ruolo tecnico, la tecnica responsabile del progetto è Maria Franca. E questo per me è una grande liberazione, perché qui posso essere io con la mia famiglia semplicemente, no? Questo è molto bello, no? Per una persona che lavora anche nei servizi sociali, sapere che qui io sto insieme alla mia famiglia. Alla sfida che noi siamo qui full, no? Senta dire, io non vivo qui con la mia famiglia, quindi tutti i rapporti che si creano con le persone qui residenti sono continuativi, no? Non è che sto a tempo e quindi a un certo punto chiudo e torno a casa. La nostra scelta di farlo in modo continuato sicuramente ha a che fare con quello che noi riteniamo la nostra vocazione, però questo dovrebbe essere anche, questo lo dico, magari l'avrei detto alla fine, anche un invito a chiunque di voi o altri pensano di fare o poter fare un'esperienza insieme a noi, per poter farlo anche per un periodo di tempo, no? Anche questo è previsto all'interno del progetto. Quindi tornando alle modalità in cui noi siamo presenti e il tipo di famiglia, le famiglie che arrivano sono fondamentalmente di tre tipi. Una è famiglie che hanno bisogno di un'accoglienza per cure mediche dei figli. Per me è stata un'esperienza abbastanza nuova rispetto al mio pregresso e mi ha insegnato tanto. La vita di molte famiglie cambia dal momento in cui un figlio si ammala o una nascita non è andata esattamente come era previsto nel copione, e questi primi mesi ci sono anche dei momenti veramente di difficoltà, di smarrimento. Molto spesso il Bambin Gesù, che è l'ospedale con cui collaboriamo con queste famiglie, diventa anche una speranza, no? Per situazioni anche difficili. Vengono spesso non solo da altri paesi, ma anche da altre regioni dell'Italia. Come Bambin Gesù sapete che è un ospedale pediatrico di terzo livello, quindi molto spesso ospedali di altre regioni inviano il Bambin Gesù per sperimentare terapie che altrove non si riescono a fare. Poi abbiamo anche famiglie che vengono perché provengono da viaggi migratori di migrazione forzata. Non può, penso che Lorenzo, che è il responsabile di questo settore, ve ne ha parlato anche nell'incontro precedente, quindi non mi dilungo. Fatemi dire, senza entrare un po' più dettagli, che adesso siamo fondamentalmente con l'Afghanistan, che ha avuto caratteristiche tremende, quindi un conto è sentirle per la stampa, un conto vivere, no? Accanto a chi è salito all'aereo all'ultimo, con bambini neonati appesi alle schiene in un aereo militare, insomma, cose incredibili, e nell'ultimo periodo anche con famiglie ucraine. E molto spesso queste famiglie che vengono per protezione internazionale hanno anche la caratteristica precedente, quindi cure mediche speciali. In particolare, per esempio, adesso abbiamo una situazione di una famiglia che insomma, ha ricevuto un bombardamento su civili, ha perso la mamma, la bambina è rimasta anche neonata, no? Quindi questo è il tipo di accoglienza. E poi ci sono accoglienze di tempo più breve. In realtà qui ci si apre veramente a un ventaglio di possibilità molto variegato. Quindi situazioni di famiglie che arrivano a Roma e che prima di trovare una risorsa che sia più adatta, che magari rientro nelle loro caratteristiche, no? Attraversano un periodo breve nel nostro contesto. Noi abbiamo un criterio per cui le famiglie devono avere un minimo di livello di autonomia, questo per dire, siccome non c'è una presenza professionale 24 ore su 24, anticipo, non c'è nemmeno un finanziamento per questo progetto. Ovviamente noi non possiamo farci carico di situazioni in cui ci sia un sospetto pregiudizio, problemi o trastorni di comportamento o altro sul quale noi non potremo garantire la sanità dei bambini, per cui ovviamente non abbiamo questo delirio di onnipotenza che tante volte abbiamo le persone, no, con buona volontà. E che cosa per me è anche molto importante, così comincio a cedere la parola a Lorenza. Ora, noi qui non siamo affatto degli eroi, ci divertiamo un sacco, è un progetto molto bello e quello che vi posso raccontare vale poco, la cosa più bella è che veniate a conoscerlo quando volete, quindi servono anche queste mie parole come un invito per chi vorrà e come vorrà. Però è anche importante che in questa esperienza non essere da soli. Noi abbiamo costruito anche con un'altra famiglia, in questo caso religiosa, perché è un istituto di persone consacrate, e una, diciamo, come un team per sostenere questa presenza quotidiana, una linea di complementarietà che secondo me è molto bella, quindi le famiglie insieme a chi ha fatto, no, una scelta di vita come consacrati, secondo me abbiamo un arricchimento a vicenda enorme. Sarebbe molto bello, non riesco a convincerli, che parlassero i miei figli, no, e vi dicessero, no, che cosa pensano anche da Lorenza
e da loro, perché per loro è un stimolo molto grande, no? Non fatto da parole, ma da quotidiano, no? E quindi noi insieme cerchiamo di costruire anche un ambiente caldo, no? Quindi che passa da avere, insomma, dei locali curati bene, puliti, insieme a loro, ma insomma, adobati, adesso arriva il Natale, insomma, che dove i bambini sentono che stanno a casa. Le persone che vivono qui parlano di casa, no? È una cosa che mi piace molto, parlano di casa. E casa è una parola molto bella, che si declina diversa in diverse culture, ma c'è sempre un aspetto fondamentale, che è dove uno può lasciare rilassato e presente il proprio cuore, la propria intimità, no? E questo mi pare molto bello. Dico un'ultima cosa prima di dare la parola a Lorenza, ed è: abbiamo un problema, non è tutto bello. E qual è il problema? È un problema molto grave, non so se l'avete capito già, ma dal San Giacomo si deve andare via. Quindi non è un posto per rimanere a vita. Quindi molto spesso le famiglie, credo che le accogliamo in un modo molto caloroso, molto bello, eccetera, però la sfida non è venire al San Giacomo, la sfida è lasciare il San Giacomo e vivere con le proprie gambe, proprio come sentirete che voi avete fatto con i propri figli, no? Quindi, e questo a Roma non è affatto semplice. Molto spesso parlare di affitti, parlare di lavoro per una persona che viene dall'Afghanistan, parlare di lavoro per una persona che ha un figlio dipendente, no? Qui c'è chi mi ascolta che è molto più esperta di me, no? In queste materie. Quindi sono cose molto, molto difficili, no? Quindi io faccio anche un appello. Il San Giacomo non è soltanto una casa nel centro di Roma che potete venire a conoscere. Dovrebbe essere anche una rete capillare di solidarietà delle famiglie, anche in questo accompagnamento verso il livello di autonomia, no? Dove famiglie che sono presenti magari nel proprio quartiere, nella propria parrocchia, possano fungere anche di un ponte il più possibile di sostegno, no? In questo salto al vuoto in cui si sentono molto spesso le famiglie. Perché qui, forse non l'ho detto, un po' l'idea è che possano rimanere 6 mesi più 6 mesi, poi ovviamente non si caccia nessuno, però sempre con questo sprone, che è la parte più difficile, verso poter camminare con le proprie gambe. E scusate se ho parlato troppo, adesso parlerà con più correzione della lingua italiana la mia collega Lorenza. Vai, che sciocco. Allora, io parlo, allora, buonasera a tutti, io sono Lorenza, io parlo più corretta ma un pochino meno brillante di Giuis, però vabbè, no, a parte gli scherzi. Allora, io sono Lorenza, sono qua con Antonella, che appunto, allora, noi ci presentiamo molto molto in sintesi. Allora, noi siamo delle consacrate di un istituto secolare, che per i non addetti ai lavori, ma vabbè, insomma, siamo praticamente come un istituto religioso, ma quindi abbiamo comunque una vita con i voti di povertà, castità e obbedienza, però viviamo nel secolo, cioè nel mondo, e non abbiamo dei segni particolari che ci contraddistinguano. Per farla breve, noi vabbè, abbiamo un'esperienza, diciamo, di istituto dove siamo piccole apostole della carità, e dove il nostro fondatore non aveva un'idea, come dire, restrittiva, no, di carità. Lui diceva importante, come tanti nostri fondatori, come Gesù, alla fine, in ultima analisi, il nostro fondatore desiderava che noi fossimo attenti, attente ai bisogni dei tempi, ai segni dei tempi. La storia ha voluto che noi ci dedicassimo e continuassimo a dedicarci fondamentalmente alla cura, alla riabilitazione in ambito scientifico con bambini disabili. Per cui noi abbiamo questa, diciamo, tra virgolette, opera che è la nostra famiglia, che è un po' come dire il Bambin Gesù in miniatura, ecco, nel senso che il Bambin Gesù È è grande. enorme, no? Però in sintesi è un po', ci siamo dedicate fondamentalmente e per la maggior parte di noi a quest'opera. Il caso ha voluto che capitassimo qua a Roma, e che ricevessimo questo invito da Don Ben, di poterci, così, ecco, di poter essere una presenza, accanto alla famiglia di Margherita e Giuis, Alessandro e Maria, e così, diciamo, in condivisione con altre famiglie di qui sopra, di cui vi ha parlato Giuis. È stata proprio una sfida per noi, un invito molto affascinante, devo dire, molto avvincente. E ci siamo subito rese conto, ecco, di una cosa che mi piace sottolineare, che penso che sia stata un po' la rivoluzione copernicana, un po' per me, ma anche per le nostre sorelle che vivono con me questa realtà, e cioè che noi siamo sempre state molto più proiettate sul fare.
perché ti viene spontaneo, no? Cioè fare vuol dire anche, secondo me, anche in un'accezione positiva, no? Fare è costruire, in qualche modo partecipare, no? Io dico all'opera di creazione anche, no? Di edificazione, no? Del regno. Ecco, in Casa San Giacomo forse quello che personalmente, ma credo anche come piccola comunità, abbiamo imparato è a porre più l'accento sull'essere. Ecco, quindi anche se sembra una parola, anche se sembra un'espressione un po' poetica, però noi ci siamo rese conto di quanto sia difficile spostare proprio il baricentro, no? della propria esperienza nell'essere e non nel fare. Perché questo ti richiede, ecco, una cosa che penso che sia fondamentale, che emergeva anche da quello che si diceva prima, sentirsi comunque in relazioni paritarie, no? Dove tu sei quella che sei, hai una ricchezza, hai dei limiti, ma gli altri non sono né più né meno di te. Ecco, quindi questo secondo me è stata proprio l'esperienza più bella ed è l'esperienza più bella che vivo. Viviamo. Io parlo al singolare perché parlo io, però credo di averlo condiviso molto con le sorelle. Quindi la prima cosa è questa. La seconda cosa che sottolineava Juice è molto bello questo scambio, questa complementarietà di vocazioni che appunto dopo più di un anno che viviamo insieme stiamo cercando di costruire, no? E anche questo, dicevo, tanto affascinante, tanto, come dire, tanto bello, ma anche difficile, nel senso che penso che Giulia e Margherita possano confermarlo, anche questo ha richiesto una pazienza di conoscersi con grande rispetto naturalmente e soprattutto di, come dire, rafforzarsi ciascuno nella propria vocazione, quindi matrimoniale o consacrata, grazie alla presenza dell'altro, no? E quindi è molto bello perché adesso noi quando ci ritroviamo anche come sorelle, cioè per noi la famiglia di Margherita e Giuse e dei loro ragazzi è la nostra fraternità, non è che sono un'altra cosa, no? Quindi questo è molto bello, quello che diceva prima Franca, no? Come si sta in questa relazione, cioè la prima relazione è proprio tra chi ha questo desiderio, no? Questa passione comune di cui parlava Giuse, no? Quindi prima ancora di essere quelli che danno una mano, quelli che aiutano, quelli che sei tu in primis a essere all'interno di questa relazione in cui devi continuamente, puoi continuamente crescere e così forgiarti, no? Diciamo, modellarti. E la cosa molto bella che così può caratterizzare un po' questa esperienza è che abbiamo dei momenti conviviali anche di preghiera con la famiglia di Marga Juice e questo è molto bello perché, come dire, ci ridà un po' il senso, no? Dell'essere lì, ecco, che comunque siamo lì noi e loro per il Signore fondamentalmente, no? E poi per queste famiglie, ecco, che sono le grandi protagoniste. Ecco, a me piaceva molto quando prima si parlava, Juice diceva, noi siamo qui per animare. E a me piace sempre molto questa parola, questo verbo, perché mi richiama anima. Ed è vero, no? Che io penso che, come dire, in questa casa forse la sfida più bella e l'esperienza più bella è proprio quello di sentirsi questa bella responsabilità di essere proprio un po' l'anima della casa, no? Nel silenzio, appunto, attraverso magari la cura delle piccole cose, attraverso l'esserci semplicemente o aprire la porta se uno bussa, però ecco, sentire che comunque, ecco, che poi non è che siamo noi l'anima, noi insieme a qualcun altro chiaramente cerchiamo di essere l'anima che dà a questa casa poi questa accezione appunto di casa, no? E mi piace questa sottolineatura che dicevamo prima, dove lo scopo fondamentale è quello che si creino delle relazioni. Una cosa che ho sperimentato e che abbiamo sperimentato anche come fraternità e anche con Margherita Juice è che abbiamo appunto accolto diverse famiglie e non tutte chiaramente, no? Hanno magari, non so, io mi aspettavo che essendo famiglie, diciamo tra virgolette, no? In difficoltà, meno male che ci sono io, no? Che posso aiutare. In realtà poi ti accorgi che ogni famiglia ha bisogno poi del suo spazio e non tutte le famiglie ti chiedono magari esplicitamente qualche cosa,
ma quello che conta appunto è entrare in questo ascolto di cui parlava Franca, no? Ascolto profondo proprio dello spazio che ti è consentito, no? In qualche modo di magari semplicemente di condividere oppure di raccogliere qualche confidenza, oppure magari è sufficiente il saluto perché magari non ci si intende neanche come lingua, a volte un gesto, un abbraccio, e quindi è così, è proprio questo entrare semplicemente in relazione, ecco, sapere che anche per loro c'è appunto una casa intesa proprio come luogo di affetti, luogo di bene, luogo di presenza, ecco, e di autenticità. Ecco, io credo che quello che penso almeno di queste famiglie, no, che tante volte non oso nemmeno pensare cosa abbiano potuto vivere e sperimentare sulla loro pelle, sia quelle che provengono da paesi in guerra, sia chi ha bambini o ragazzi con difficoltà, io penso davvero che abbiano un grande bisogno, appunto, si diceva, di sicurezza, no? Proprio di sentirsi a casa, ecco, in un luogo sicuro. Ecco, ecco, forse dopo basta, lascio la parola a Marga che è arrivata. Un'altra cosa che volevo sottolineare rispetto appunto a questo discorso della presenza di famiglie o comunque di coppie o di giovani volontari accanto a queste famiglie, ecco, forse è vero che io che sono una piuttosto organizzata ho imparato, mio malgrado, che a San Giacomo c'è poco da organizzarsi, nel senso che è vero che nel momento in cui ci si rende disponibili, poi, come dire, sei tu che devi un po' seguire, no? Proprio i bisogni e essere in ascolto di quello che effettivamente c'è bisogno. A volte non c'è bisogno di niente, a volte invece c'è bisogno di molto, a volte, cioè, non è questione neanche di bisogno. Ecco, quindi ogni esperienza che speriamo, ecco, potrà magari arrivare a noi, è proprio più una presenza di fare casa, ecco, alla fine poi mi sembra di sintetizzare questo, ecco. Non so. Ciao a tutti, io mi scuso per il ritardo e non saprei nemmeno se c'è qualche cosa da aggiungere, vi posso soltanto dire che se di famiglia si sta parlando, io arrivavo quasi in tempo, però siccome anche io ho una famiglia, mia figlia mi ha aspettato con il suo cellulare qua nel mio orecchio per raccontarmi un problema che ha avuto a scuola, e finché non l'ho ascoltata e è riuscita a capire o a dire la sua, non sono riuscita a liberarmi. Allora, è così, immagino che quando si tratta di famiglie bisogna essere molto flessibile, con molta capacità di mettersi uno nei panni degli altri, non soltanto sempre gli stessi nei panni degli stessi, se non una cosa reciproca, e questo è quello che cerchiamo con la ricchezza e la complessità che comporta farlo con famiglie che provengono di origine diversi, ma innanzitutto di realtà e di situazioni diverse, però comunque alla fine famiglie tutte siamo, quindi io non aggiungerei altro, l'essenza è sempre quella, no? E casomai quello che possiamo fare è imparare in modo reciproco le mamme di altre mamme, di altri papà. Io non aggiungerei altro. Devo passare la parola a Emanuela, altrimenti qui facciamo tardissimo tempo. Vai Emanuela. Allora, buonasera a tutti. Io sono Emanuela Baroncelli e coordino una delle due comunità di cui vi ha parlato prima Maria Franca, di secondo livello. Io coordino la comunità di ragazze di Grottaferrata. E oggi un po' vi volevo parlare appunto dell'esperienza di queste due comunità, sia di Grottaferrata sia di Casagiona, perché io parlerò anche per Casagiona, non faccio discriminazioni, parlo per tutte e due. E innanzitutto sono due case perché ci sono le camere da letto, ci sono i bagni, c'è la cucina, c'è la sala da pranzo, c'è la sala dove si guarda la TV, c'è la sala dove si studia,
c'è la lavanderia che è fondamentale perché è dove metti tutte le cose in disordine, quando arriva l'ospite le lanci al volo e chiudi, però allo stesso tempo non è una casa, perché c'è anche l'ufficio dell'equipe educativa che viene chiusa a chiave, c'è la lavanderia che viene chiusa a chiave, quindi è una casa e non è una casa. È un luogo dove vivono 8 nel caso della comunità per ragazze, 10 nel caso di Casa Giona, cioè la comunità per ragazze, anche se in realtà può anche ospitare ragazzi Casa Giona, ragazzi che non hanno una famiglia che si possa prendere cura di loro per ragioni differenti. C'è il ragazzo che parte dall'Albania o parte dalla Tunisia o dall'Egitto sul barcone di cui diceva Maria Franca, o magari accompagnato da qualche parente, arriva qui in Italia, viene lasciato davanti alla stazione dei carabinieri o alla questura, e vai lì dentro, di che non c'è nessuno, che sei solo, non ti preoccupare, loro si prenderanno cura di te. A 13, 14, 15 anni loro si trovano a dover vivere da soli, senza più la famiglia, per ragioni spesso economiche o per ragioni comunque di altro tipo. Una situazione che, per quanto scelta, non può essere mai veramente scelta, perché a 13, 14, 15 anni mamma e papà ti mancano tantissimo. Ci sono poi i ragazzi o le ragazze che denunciano la famiglia perché sono successe cose brutte a casa, da parte di mamma, da parte di papà, da parte di un fratello, di uno zio o di un patrigno o di una matrigna. Quindi prendono il coraggio, vanno dai carabinieri o chiamano il telefono azzurro e dicono: io qua non ci posso più stare perché non sono al sicuro. E compito naturalmente della polizia di prendere il ragazzo e metterlo al sicuro, la prima cosa che succede. Abbiamo le ragazze vittime di tratta. Domus è convenzionata con lo sportello Roxanne del Dipartimento Politiche e Sociali, cioè noi accogliamo ragazze minorenni che sono state rapite dal proprio paese d'origine o portate in Italia con l'inganno, dicendo vieni a lavorare, ma in realtà vengono poi messe sulla strada. Quindi vittime dei trafficanti. Quindi con delle esperienze molto, molto brutte. Quello che accomuna tutte queste storie, molto differenti, ogni storia è differente, è però in primis quello che è un diritto negato. È stato negato il diritto di avere la loro famiglia, per ragioni differenti, loro non hanno più la loro famiglia. E si trovano in un contesto non sempre scelto. Se è scelto è la seconda scelta o la terza, non era proprio quella prima che avrei voluto, in cui però devono stare, si devono adattare, c'è chi deve imparare la lingua, c'è chi deve recuperare gli anni di scuola, tutti devono far pace con la loro storia, perché ripeto, per quanto poi possano per dire sì, ci voglio andare in Italia, poi in realtà una parte di loro vorrebbe continuare a essere un bambino, perché poi l'adolescenza è quella fase drammatica della crescita in cui tu vuoi essere un po' bambino ma vuoi essere un po' adulto. E c'è questo desiderio, questi entrambi i desideri che convivono, che spesso sono in conflitto, litigano tra di loro, ma che ti porti per un po' di anni. È l'età in cui c'è il primo amore, in cui ci fai fatica a stare con i compagni, in cui il tuo corpo cambia. Quindi ci sono tante sfide in questa età delle prime volte, perché qua l'adolescenza è l'età delle prime volte, e purtroppo devi trovare un equilibrio con una situazione in cui ha tutta una serie di difficoltà. Come diceva prima Maria Franca, intanto c'è una famiglia, la famiglia c'è sempre, anche se una famiglia maltrattante, abusante, una famiglia lontana che non è in Italia, la famiglia c'è sempre. E con quella famiglia la comunità un equilibrio lo deve trovare. E forse la parte più difficile, perché riuscire a salvaguardare la storia familiare del ragazzo in molti casi può essere complicata, quando il papà è un alcolista ed è violento, quando la mamma si è venduta, o tante storie brutte, ma comunque tu devi riuscire a salvaguardare il più possibile quelle che sono le cose belle di quella famiglia, perché il ragazzo le porta dentro e se le porterà per tutta la vita, e bisogna insieme al ragazzo trovare un modo per cui lui possa convivere con quella famiglia del passato, anche se assente, anche se da lontano, anche se nel paese di origine. Ho una ragazza di 16 anni, che sta da me da un anno e mezzo, che mi dice: a me piace stare qua, cioè, per carità, siete simpatici, carini, disponibili,
però io vorrei tanto tornare a casa mia, io voglio tornare da mia nonna. Io ho detto, ma perché non vuoi stare con la tua mamma e con il tuo papà? Ma perché poi voglio tornare nel mio paese, voglio ritornare, se vuoi, si può pensare col servizio sociale, un rimpatrio assistito. No, perché io lì faccio la fame, quindi io non posso tornare là. Quindi forse quando ci avrò 18 anni potrei forse tornare a trovarli, anche se so che io là non ci posso tornare, perché se voglio vivere, voglio riavere una vita mia, dovrò per forza trovarla qui in Italia. E questo desiderio, questa assenza, questa mancanza, anche per gli stranieri con la lingua, con la cultura, col paese di origine, se la tengono sempre, ed è comunque un dolore che loro si portano sempre, sempre dietro. Però nostro desiderio è, come diceva Maria Franca, ma ha detto anche Lorenza, questa famosa parola autonomia, no? Noi dobbiamo spingere verso l'autonomia, perché comunque le comunità a 18 anni, finito il tempo, cioè a 18 anni un giorno tu sei adulto, quindi lo Stato italiano in teoria non ti dà più la possibilità di restare. Sei adulto, te la devi cavare da solo. In alcuni casi, soprattutto per le ragazze, c'è la possibilità di arrivare fino ai 21, ma sono insomma casi che vanno anche un po' guadagnati, tra virgolette. Per i ragazzi è più difficile, i ragazzi te la devi cavare da solo. Quindi noi vogliamo andare verso l'autonomia, il lavoro, l'inserimento abitativo, ma sapete poi quante ragazze maltrattate con il lavoro e con l'inserimento abitativo poi ritornano a casa da mamma e papà? Tante, tante, scappano anche dalla comunità. Io ci riprovo a tornare a casa, magari mi sono sbagliata, magari in realtà l'ho trattata male, mamma, magari gli devo dare un'altra possibilità, lei è cambiata. Perché comunque quel bisogno di famiglia resta sempre. E quello noi dobbiamo rispondere in qualche maniera. Nelle due comunità ci sono delle equipe di professionisti, cioè equipe di educatori che vi posso assicurare, sanno affrontare qualsiasi emergenza, sono all'occorrenza medici, infermieri, cuochi, chef, sarti, avvocati, mediatori, psicologi, psicoterapeuti. All'occorrenza io penso che l'educatore possa fare come il genitore, no? Come diceva prima Margherita, devi fare la psicologa con la figlia, perché se c'è un dramma devi starle accanto per affrontarli. E così sono gli educatori, io vi posso dire, sono due equipe, anzi quattro, perché anche quelle di prima accoglienza sono educatori, quindi quattro equipe con esperienza. Però noi non siamo a loro famiglia, perché il giorno di Natale io sto a casa mia, con la mia famiglia, e lì in comunità c'è l'educatore in turno, che probabilmente il 25 ha festeggiato il 24, chi sta in turno il 24 festeggerà il 25. Noi la festa di Natale la facciamo il 22 in comunità, con tutti gli educatori, con tutti i volontari, ma non è il 25. E questa cosa fa la differenza, perché segna proprio tra chi sta lì, perché sta lì per lavoro, e chi in realtà non c'ha nessuno. Il 25 è proprio la festa della famiglia, quindi proprio si sta carte scoperte. Chi sta il 25 in comunità, la famiglia non ce l'ha. Quindi come rispondere a questo famoso bisogno di famiglia e a questo far pace con la storia passata? Intanto bisogna far sì che il ragazzo si senta amato. Il ragazzo deve sentirsi amato, deve sentirsi speciale. E in questo io dico che i volontari sono il nostro asso nella manica, perché se io sto lì perché pagata, il volontario sta lì perché ci vuole stare, nessuno lo costringe. Io sabato sera, invece di stare in comunità a festeggiare il 16° compleanno di Margot, io sto a casa mia o esco con gli amici. Perché devo stare lì? Perché ci voglio stare. Il volontario sta lì se ci vuole stare, altrimenti se ne va. Se una ragazza prende a parolaccio un volontario e quello torna il giorno, una settimana dopo, lo fa perché lo vuole. Nessuno lo costringe, io vengo pagata, quindi mi devo pure dire gli insulti. Ma il volontario no. E quando il volontario fa le foto e le incornicia, o quando organizzano con le ragazze, dai che vi prepariamo la prossima volta, prendiamo gli ingredienti e cuciniamo insieme, perché lo vuole fare, questo le ragazze lo sentono. Quindi prima vengono messi un po' alla prova i volontari, quindi verifico se effettivamente tu ci vuoi stare in 3 settimane qui con me, o stai a fare perché l'hai fatto la moda, una scommessa, io non lo so perché stai qua. Quindi io prima verifico effettivamente che tu ci voglia stare. Ma se si superano le prime settimane e il volontario torna, il volontario è lì perché ci vuole stare. È un messaggio d'affetto importante.
Ed è così che nelle comunità per minori riusciamo a creare quella che è una comunità educante, cioè un insieme di persone. E cosa fanno questi volontari? Io ho due famiglie di volontari, due coppie a Domus e io ho anche dei singoli. E la cosa bella è quando tu li trovi che stanno il pomeriggio davanti alla televisione a guardarsi un film. O io dico sempre a commentare i programmi di Maria De Filippi perché da me si guardano tutti. E guarda com'è vestita, ma sì, ma da che dici? No, quello le sta male, ma hai saputo che si è lasciata, il famoso gossip. Il gossip l'educatore non c'ha mai il tempo di farlo, perché l'educatore va mille appresso le ricette, i medici, la scuola, chiama quello, chiama il tribunale, fa le relazioni, cucina, quindi è quello che corre. Il volontario è quello che si siede e fa la chiacchiera, è quello che dice, dai ragazzi, ma ci andiamo a prendere un gelato, ci andiamo a fare una passeggiata. Ragazzi, ma organizziamo una serata fuori al bowling? Ragazzi, come è andata la scuola? Sapessi, mi sono lasciata con il ragazzo. E lì 2 ore a chiacchierare. O che portano il gelato e fanno una merenda. Sono quelli che vengono alle feste. Sono quelli che fanno tutti i giochi, perché io organizzo dei giochi per le feste e loro sono quelli che fanno il mimo, che fanno il gioco, il twister, quelli che devi beccare il colore, quelli che fa male alla schiena. Quindi, come diceva Maria Franca, sono quelli della gioia, sono quelli che portano gioia, perché hanno quelli che regalano il tempo e non lo regalano perché hanno pietà o non lo regalano perché sono generosi, lo regalano perché hanno il piacere di stare là e questi ragazzi lo sentono e quando lo sentono è quello che Lorenza parlava dell'essere nella relazione, loro stanno nella relazione, sono ragazzi che spesso per loro essere amati significava lo schiaffo o l'insulto. Io ho la difficoltà che molte delle ragazze si trovano il fidanzato che le insultano. È come se dovessero riproporre una modalità relazionale acquisita nella loro prima famiglia. E il nostro compito è dire che ci può essere un altro modo di essere amati, un modo in cui c'è rispetto, in cui c'è il riconoscimento, in cui c'è un affetto sincero, in cui non si dicono le bugie, ma si dice sempre la verità. E questa è una cosa faticosissima, ma è una cosa che i volontari paradossalmente riescono a fare molto meglio degli educatori. Perché, ripeto, quel messaggio, io sto qui perché ci voglio stare, è come se ogni volta che dicono buongiorno, ecco, ci siamo arrivati, lo ridicono. È come se avessero una maglietta con scritta questa cosa. Quindi è un messaggio molto importante. In più fanno un'altra cosa bellissima. Molte dei nostri ragazzi a un certo punto dicono: ma non è che anch'io potrei avere un'altra famiglia? Ci sono due progetti. Uno sono le famiglie di appoggio, cioè famiglie che non accolgono i ragazzi, ma che li affiancano durante il loro percorso, anche fuori dalla comunità. Diventano una famiglia di riferimento solo per quel ragazzo. Poi c'è l'affido, il passo successivo, addirittura in alcuni casi arriviamo all'adozione, il passo successivo ancora. Però perché il ragazzo sia pronto ad avere una famiglia, prima di tutto deve riuscire a distinguere che lo schiaffo non è amore e che l'amore si dà con le carezze o con gli abbracci, che nell'amore non c'è un secondo fine, l'affetto si dà perché c'è, non lo so neanche, non è che io ti voglio bene perché sei bravo, vai bene a scuola, io ti voglio bene e basta, anche se quando dici le bugie o quando rompi le cose o quando mi urli addosso, l'affetto c'è a prescindere ed è l'affetto incondizionato che in teoria dovrebbe avere la famiglia. Questo loro devono rimparare, ma se non si rimpara questo, loro non saranno mai autonomi perché non saranno mai in pace con loro stessi e con la loro storia. E questo è un elemento del progetto di comunità che a nostro avviso, la nostra esperienza, diventa fondamentale. Da qui mi affianco a Juice, venite a trovarci. Noi siamo H24, c'è cioè chi ci viene la sera, la mattina, la domenica, quando volete, noi siamo sempre aperti, siamo bravissimi nell'accogliere perché insomma abbiamo questa tradizione Caritas e perché, riprendo anche qui io le parole di Papa Francesco, la famiglia nei piccoli gesti. E i piccoli gesti possono avere un eco enorme. E quindi, ecco, ho invitato anch'io. Allora, grazie a tutti.
se ci sono delle domande o delle curiosità o esperienze che volete condividere, perché magari qualcuno di voi sicuramente ha delle esperienze da condividere in tal senso, ci fa piacere, abbiamo ancora un po' di tempo. Ecco, io vorrei dire che questo incontro è stato pensato proprio per offrire alle famiglie una possibilità di essere presenti come famiglia, quindi come coppia, ma anche come coppia con i propri figli. Nella Caritas ci sono queste realtà che oggi ci sono state sommariamente descritte, dell'area minori. Ci sono anche altre comunità dove vivono delle mamme con i figli. Ci piacerebbe, se avete piacere di saperne di più, potervi mettere a disposizione queste esperienze in cui far ridondare la ricchezza che vivete con altre persone e, come diceva Juice, avere anche un'esperienza di circolarità in cui si dona e si riceve allo stesso tempo. In questo, prima di salutarci, non voglio chiudere, non voglio tagliare le domande eventuali, ma vorrei dire che c'è come riferimento l'area minori, a cui poi ci darete qualche riferimento concreto, qualche indirizzo, qualche telefono, e poi c'è anche più in generale l'area educazione, volontariato e cittadinanza attiva, in che sempre anche può raccogliere le disponibilità non solo di singole persone, come più spesso succede, ma anche di famiglie che decidono come famiglie di fare un'esperienza volontaria. Ecco, vi ho inserito due indirizzi mail, uno è specifico dell'area minori e l'altro del volontariato, dove potete scrivere e ricevere tutte le informazioni. Area, scusate, non è maiuscola, probabilmente non mi sono resa conto di aver digitato la lettera maiuscola, ma è minuscola. Intanto, forse che può maturare qualche altro intervento, io vorrei aprire già al nostro terzo incontro. Allora, se il primo era dedicato
alla possibilità di ospitare nella propria casa, il secondo è quello di fare un servizio volontario in una comunità o in un servizio per minori e per famiglie, il terzo incontro è dedicato alla possibilità di mettersi a disposizione nel proprio condominio o nel proprio quartiere. E per questo avremo qualche esperienza, qualche suggerimento che ci verrà raccontata nel prossimo incontro. Sarà lunedì 12 di dicembre alle ore 20:30 su questo stesso collegamento che avete usato oggi per collegarvi. Lo stesso viene buono per la prossima volta. Se c'è qualche altro intervento, se no poi magari Don Dario ci aiuta a concludere. Paola, non so se ti ha sentito, Don Dario. Qualcuno deve dire qualcosa, altrimenti stiamo qui fino a domani. Concludiamo? Concludiamo? Sì, direi di sì. Don Paolo, bene. Io vi ringrazio. Intanto vi porto i saluti di Don Dario Gervasi, che si trova, non so se è ancora a Tel Aviv, perché c'era una difficoltà con il volo e allora mi ha mandato un messaggio chiedendo di salutarvi. Sentite? Ringrazio tutti voi per questi bellissimi interventi. Mi ha colpito molto la parola che avete usato in maniera molto frequente, che è animare, perché tutto quello che fate certamente fa bene al corpo, ma sicuramente sazia molto l'anima. Quindi utilizzo questo termine animare anche in questo senso, per il bene che fate al corpo, ma anche all'anima di tante persone, ma anche all'anima di chi svolge questo servizio. Concludiamo questo momento di incontro con una preghiera, abbiamo aperto con il Padre Nostro, concludiamo con la preghiera alla Vergine Maria, che invochiamo come mamma e come protettrice e custode delle nostre attività. Diciamo insieme, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, vi do la benedizione. Fai tu, Don Paolo. Don Paolo? Concludi pure, sì. Sì. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Andiamo in pace e buonanotte. Grazie, davvero grazie. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte, grazie, buonanotte. Okay.